Ehi la ciurma! Su Magic Duels. Come avete commentato alcuni, credo che partirò quindi con una serie di Magic Duels e vediamo un po' come andrà. Ecco, io non l'ho più aperto, tranne per sistemare la questione grafica. E direi che allora io inizierei con la campagna di Gideon Jura. Anche se in realtà forse dovrei cambiare il mazzo che mi è capitato, eh. Però, boh, proviamo a vedere un attimo. Kiteon, io... Ah, ok. Queste sono tutte le varie parti. Si è capo di un piccolo gruppo di combattenti di strada conosciuti come gli irregolari di Kiteon. Insieme costituite una forza che si batte per portare giustizia e carità nei bassi fondi. Durante il saccheggio della proprietà di Akros in cerca di cibo, attiri l'attenzione del guardia della città. Oddio. Oh, mi piace sto fare così come inizia, diciamo, la campagna. Sembra interessante. Vediamo anche se saranno interessanti. Ma oh, spero che non mi stressi tutto il tempo. Quindi noi siamo Kiteon. Adesso dovrebbe vedersi tu regolare. Io vedo regolare, quindi posso anche zoomare su lui. Guardia di Akros. Ah, ok. Allora, ma sì, lo so che giocherei una pianura, anche perché non ho altro. Ah, ma... Ah, ho il mazzo suo. Non male questa storia. Chissà se continua così per tutta la campagna. Sarebbe interessante il fatto di dover cambiare mazzo anche in base al personaggio che rappresenti. Ho giocato questo che non ha niente di particolare, perché soldato umano, vabbè, lui ha giocato una pianura. Sì, lo so che gioco una pianura, ma non è che ci vuole molto. Questo è un 2-2, questo è un 2-1. Questo qua, tra l'altro, ce l'avevamo anche nel scorso anno. Questo invece è artiglio rapido di... un 3-1 potrebbe essere molto interessante. Anche perché ora come ora non abbiamo niente da difendere, quindi portarci un attimo per l'attacco... va bene, nel senso che così almeno possiamo indebolirlo rapidamente, fin tanto che non ha creature in gioco. Tanto a meno che non abbia qualcosa con haste, rapidità, non so come si chiama in italiano in realtà, non potrà farci danni il prossimo turno. Vediamo. Ha un cacciatore di gloria. Ok, sì. Continua. Allora, noi sto giro, lui ha un cacciatore di gloria che è un 2-2, sì, che gioco la pianura. Andrei anch'io con un cacciatore di gloria e provo ad attaccarlo con tutte e due. Può seccarmene uno dei due, ma rinuncerebbe ad avere la sua carta e quindi a poter attaccare il prossimo turno. Quindi io direi che ne vale la pena, ecco. Ok, blocca quello che è effettivamente quello che gli conviene, perché si ferma il maggior numero di danni, ecco. E mi toglie anche una carta interessante. Ah, e posso ancora giocare un'avanguardia di elite. Perfetto. Grazie che me l'ha ricordato, perché non ci avevo fatto caso effettivamente che mi avanzava ancora del mana. Mo vediamo chi gioca. Filosofa itinerante, un 2-2. Ok. E? Guardia valorosa. 0-3, ok. Quindi sta andando sulla difensiva. Sì, gioco la carta. Cos'è che ho qua? Aquila della guardia. Volare, che può essere anche molto interessante. Cautela. Sì, la gioco di fisso perché lui non ha creature che mi possono bloccare quella. Non so se attaccare con... Lui mi consiglia di attaccare con tutti e tre. Il fatto è che lui ha uno 0-3, che però non fa danni, può effettivamente solo parare. Quindi me ne blocca uno e un altro potrebbe essere... Sì, e un altro me lo uccide.
Me ne uccide uno e me ne blocca uno. Ok, naturalmente mi uccide quello più tosto, ecco. Perfetto. Sta andando molto bene, credo che sia per il fatto che è la prima parte della campagna, quindi essendo pensata per tutti non sarà di sicuro complessa. Questo lo gioco di fisso, non so se riesco a giocare anche l'altro. Sì, probabilmente sì, perché 1-1 anche l'altro, sì. Perfetto, quindi andiamo così. E a sto punto io attaccherei con tutti e tre. L'aquila non può essere bloccata, mi bloccherà uno degli altri due, ma comunque riceve 4 pizze in faccia. Tanto è molto comoda quell'aquila, credo che potrebbe essere una delle carte che metterò nel mazzo ipotetico che andrò a farmi. Spero che l'audio non sia troppo alto, non ho ricontrollato, ma in realtà mi sembrava di averlo impostato già la scorsa volta che avevo registrato, quindi spero non sia un problema. Forse riusciamo a chiudere sto giro. Lui ce ne può fermare 5 di danni. No, ancora non finisce, 6 gliene infliggiamo. Sì, credo che mi bloccherà questo e uno di... infatti. È strano che mi abbia bloccato però questo. Ah, ma perché gli è indifferente alla fine. Perché con l'altro tanto non può uccidermelo, lo blocca e basta. Là si sacrifica quello, ma mi uccide il mio. Questo cacciatore qua è interessante, però è molto sbilanciato per il fatto che è 3-1. Filosofo itinerante, ok. Quindi potrà seccarmi in un altro prossimo giro. Ma avendo 4, lui 4, credo che... No, muore per forza perché... non può sopravvivere a un attacco... Al prossimo attacco. Perché ora andrò ad attaccare con 6, 8, 10. Ah, e tra l'altro ho due aquile, quindi queste due posso anche attaccare semplicemente con le due aquile. E chiudere così. Ok, perfetto, 20 a 0, non è stato per nulla difficile. Come primo... Ah sì, mi ha dato quelle 10 monetuncole del Kaiser. Schiaccia sassi ridotti a... Ah, sono degli achievement questi, credo. A 10 meno punti vita del tuo avversario prima del quinto turno. E eseguite un attacco ogni turno a partire dal terzo fino alla vittoria. Perfetto. Riesci a uscire dal tuo rifugio combattendo, ma ti rendi conto che una resistenza prolungata metterebbe in pericolo i tuoi amici. Deponi quindi le armi, le guardie ti trascinano nelle prigioni. Vieni condannato a 10 anni per ladrocinio. Anche se recluso, continui a credere nella giustizia e combatti contro le prevaricazioni e la corruzione. Ma contro la giustizia, sei un ladro! È la corruzione che ti circondano. Ixus, il guardiano della prigione, ha imparato ad ammirare la passione con cui difendi le tue convinzioni. Così inizia il tuo addestramento nella ieromanzia, la magia basata su ordine e giustizia. Parassita d'allenamento. Un turno di Magic è Oddio. suddiviso in diverse fasi. No, All'inizio del tuo no, turno, no, stappi tutte le lo que... Hai già so, visto la fase di sì. combattimento. In questa missione abilità comincia durante la tua prima fase principale. Un draghetto di macchia nera si interpone tra il tuo guerriero elfico e la vittoria. Trova un modo per attaccare e vincere in questo turno. Scusa, vado con questa. Una creatura in mano al proprio bersaglio, in mano del proprio avversario. E adesso tocco col guerriero elfico, ma... Sai che ridere salta attacco?
mi fece ripartire la missione da capo. Meglio di no, meglio di no. Bel È lavoro! morto, Lanciare la guarda, bel magia giusta al lavoro. momento. Sì. Evviva! E non puoi skipparle ste robacce qua. Ok, adesso vado a combattere contro quel tizio. E avanguardia delete. Sempre lo stesso mazzo, mi pare. A occhio. Beh, lui il personaggio è sempre lo stesso, quindi credo che il mazzo non sia cambiato. Sarà cambiato il mazzo dell'avversario, ok? Sto giro. Guardiano Ixus. Ah, quello che ci sta allenando. È un mazzo rosso. Sì, quindi sì. Vai con la terra. Allora, io andrei con l'artiglio rapido di Ocelot, fin tanto che lui non ha delle difese. E attacchiamo con lui. Bien. I mazzi rossi dell'anno scorso non avevano creature con raggiungere. Però non è detto che non ce l'abbia lui. Ah, è un rosso bianco, quindi potrebbe avere anche delle creature con volare. Ok, è un cacciatore di gloria, quindi già parte il nostro. Facciamo danni a Muzzo senza essere bloccati da nessuno. No, devo giocare l'aquila, stupido che sono. Stupidaggine proprio. Attacchiamo con tutti e due. Ci seccherà lui probabilmente. Sì. Però se avessi attaccato solo con lui, come mi consigliava, almeno come credevo che mi stesse consigliando, l'altro gli rimaneva, cioè veniva ucciso, ma io non gli infliggevo danni, quindi credo che mi è andato bene, nel senso di sacrificare quello. Anche perché più avanti lui avrà più mana, anche se non avrà tante creature. E quindi può giocarsi anche più creature in un turno e. Ah, interessante. Tra l'altro è carino il fatto che adesso metti tutte queste cose qua. Puoi avere le informazioni bene su quello che ti interessa. Tipo istantaneo. Puoi anche affrontare la missione abilità, ma. Ecco, magari anche no. No, non volevo giocare qua. Vabbè, vabbè. Non mi sono giocato. Oh, e vabbè. E adesso mi seccherà quello. Vabbè, gli infliggo 4 danni e GG. Ah no, mi secca quello. Sì, no, sono stupido, anch'io avrei seccato quello. Sono un po' fuori allenamento, eh. Ho giocato anche la carta senza volerlo. Volevo solo vederla, non volevo giocarla, una miseria. Vabbè, ora com'era non è molto grave. Ah, ecco, Aquila della Guardia, ce l'ha anche lui. Quindi ora siamo obbligati a giocare questa, altrimenti potrà infliggerci dei danni a gratis, ecco. Sì, qui due ne abbiamo, perfetto. Ma credo che sia anche gestito un po' che carte ti escono, perché all'inizio abbiamo già le carte pescate con. Sì, attacchiamo, perché se per caso lui si difendesse con l'Aquila, non ha poi modo di bloccare la nostra convolare. Eh no, infatti non blocca. Ottimo, non è poi così stupido. Allora, gioco un'altra carta pianura. Attacca, no, non attacca. Cacciatore di gloria, ok. Si fa interessante. Allora, un'altra pianura. Io metterei un'altra aquila in modo da poter attaccare e farne passare una delle due. Io attacco con questo, vedo se me la blocca. L'altro in realtà non mi fido tanto. Se me la blocca ci muore. Ok. E ritorno l'unico ad avere creature con volare. E non mi dispiace. Perché così posso tenermi una in difensiva e la. Perché questa in realtà può anche difendere, ma ci muore difendendo. Sì! Subito, tutta la vita, 2-4. È un tancone a bestia. Beh, ok, ci sono tank molto più grandi, però per ora è il tank più significativo che abbiamo incontrato, ecco. Questa qua in realtà non fa tantissimo. No!
me la secca. Vabbè. Siamo di nuovo senza creature convolare. Solito abbiamo questo ottimo tankone qua, che ora come ora ci pone in una fase di ottimo vantaggio. Non attacca. Filosofa itinerante. Ok. Allora, tutte prendono più uno più uno. Però in realtà mi serve a poco, perché questo sarebbe comunque un... Non ora. Quando potrò attaccare con il cacciatore di gloria, sì. Perché quasi tutti hanno... Quasi tutti hanno difesa di 2. Quindi portando uno a un attacco 3... Potrei effettivamente provare ad attaccare con questo. Lui se ne gioca due se cerca di uccidermelo, vero? Facciamo così, dai. Tanto questo non ci muore, poi dopo potrò utilizzare questo. Ah, ok, me lo secca. E ci perde tutte e due le creature. Ah, no, solo una. Ecco, io sta cosa non l'ho mai capita. Mi dicono sempre, guarda che è solo la prima che fa il danno. Però, quando giocavo io a Magic 2015, potete guardare anche i video, quando l'altro difendeva, dava pizze a tutti. A tutti i miei. Cioè, nel senso, ogni altro tizio si pigliava i danni. Dai, andate a attaccare tutti e tre. No, attacco solo con questi due in realtà. Perché l'altro ci morirebbe. Se ne blocca uno ci muore. E buono, esatto. Esatto, ci muore e io non lo perdo. E mi pone in una buona fase di vantaggio. Forse avrei, voi avreste giocato in modo diverso e attaccando anche con l'altro. Però avrei perso una creatura. Gli avrei fatto più danno, eh. Però, oddio. Questo non mi piace, perché non so se ho altre creature con volare nel mazzo. Beh, in 30 carte potrebbe anche darsi, però... Devo attaccare con tutte. Così che lei muoia, attacca con tutto. Ok, ci muore. Decide di morirci. Perché sennò poteva essere davvero un... una roba fastidiosa, ecco. Magari non ci avrebbe portato a perdere, ma... Ha un sacco di mana. 6-4, avanguardia d'elite. È chiusa. È chiusa, sì, andiamo ad attaccare con tutto. Sì, avrei potuto anche attaccare solo con una, però se per caso avesse avuto un istantaneo che me la distruggeva, devo rimandare, diciamo, il turno dopo. Quindi preferisco comunque attaccare con tutto quello che posso. Devastato il guardiano Ixos. Dai, mi ha dato un po' di monetine. Continua, perfetto. Direi che a questo punto, dopo questa, possiamo anche chiudere. 4 anni sotto la guida di Ixus ti trasforma in un potente mago combattente. Ixus è convinto che il tuo talento naturale con la magia nasconda qualcosa di speciale. Sospetta che, come il tuo mentore, il suo mentore, tu possa essere un planeswalker. Oh. Le RP hanno attaccato Akros e assediano senza tregua le mura della città. È necessario qualsiasi uomo che sia in grado di combattere. Tu e gli altri prigionieri, l'ultima speranza per la città di respingere i mostri, venite liberati. E quindi andremo a seccare le RP nel prossimo episodio. E questo sarà poi lui da grande, suppongo. Stiamo seguendo proprio il Planeswalker dall'inizio. Mi piace. Mi piace, secondo me si sta ritirando su un sacco Magic quest'anno rispetto al un po' il flop dell'anno scorso. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto, mi trovate anche su Facebook, il link della pagina è in descrizione. Io vi saluto e buona giornata a tutti. Ciao!